ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho cambiato location, sì, fate che stendini e quella cosa lì che non so nemmeno, e perché qui c'è la finestra e quindi c'è più luce, non so per quanto cambierà, però vabbè. Qui di solito facevo video, quindi mi sono spostata di qua, è uguale. E sono ritornata oggi perché oggi sono andata da Piazza Italia dall'Alcott perché ci sono i saldi, anche se dal 5 gennaio a Roma Est cominciano proprio i saldi su tutte le marche, però siccome già all'Alcott c'erano e pure a Piazza Italia avevo paura che poi le cose non c'erano e me le sono comprate. E poi ho fatto altre due, cioè una settimana fa ho fatto altri due acquistini, però l'ho tenuti così facevo quello. Capito? E, va bene, cominciamo dai due acquistini che ho fatto tempo fa. Allora, mi sono comprata questo balsamo labbra della Himalaya. Non so se quanto si vede. Bene. E questo è giallo, come potete vedere. Ha l'odore delle... Avete visto quelle caramelle che... tipo le melon? Ecco, sì. Le melon, quelle là a forma di melone. Ecco, c'ha lo stesso odore. Pure ha un retrogusto di pino, perché... sì, è buono. Allora, lo sto testando ultimamente, perché come avete visto nell'altro video ho finito quell'altro burro cacao. Però, devo dire che non idrata tantissimo. Cioè, rinfresca le labbra, perché rinfresca. Però non mi idrata tantissimo, quindi non lo so, l'ho pagato 2 euro, sì, 2 euro d'acqua e sapone. Poi siccome è finita la mia crema, come sapete, ero cercando una crema per pelli grassi. E tra tutte quelle là che ho visto, ho preso questa qua della Clinians, questa qui. Questa qui era, questa è quella alla mela e quella per pelli grassi e opacizzante. Si vede? Sì. L'odore è quello della mela, perché è quello della mela. E questa è la consistenza, è una consistenza... quello. È una consistenza gel, quindi ottima. Devo dire che mi sta piacendo, anzi, più di quella della Nivea. Quindi, bene, l'ho pagata 4-5 euro, non mi ricordo. Sempre da quel sapone. Allora, poi, da Piazza Italia... adesso l'ho messa al contrario, però è Piazza Italia. Ho preso una cosa... allora, siccome le Converse sono quasi rotte, ho visto queste scarpe e da 29,95 euro ho pagato 14,95 euro. Sono queste, tipo quella dell'Adidas, queste qui. Allora, bene, adesso mi casca, faccio vedere solo una. Allora, qui al numero 86, sì, 86. Non capisco perché, però va bene. E qui dietro ha la stessa cosa fluorescente di questo qua davanti. Io ho preso il 39. Calcolate che io prima portavo 41. Però da quando mi sono dimagrita porto 39. E vedi, c'era il 50%, quindi l'ho pagata di meno. E niente, sono fatte con questa, non so, ecco, tipo a serpente, bianche, normali. Sotto sono così. Adesso vi faccio vedere che l'ho pagato di meno, perché ecco, questo era il prezzo. Sì, se magari lo metto al dritto, ok. E l'ho presa da Piazza Italia. A me mi sono piaciute, l'altra volta che sono andata a Roma Est l'avevo viste, però mi ero portata solo i soldi per mangiare, perché dovevo accompagnare solo una mia amica a fare dei giri. E meno male che c'erano ancora, però non c'era il 40, quindi avevo paura che non mi stessero. Non so se si dice così, vabbè. E, però poi mi sono misurata al 39 e mi stanno, quindi dai. E mi piacciono. L'importante è che mi piacciono. Poi da Alcott, ho preso solo una cosina da Alcott. Allora, questi pantaloni che l'ho pagati 7 euro, 89, 7, 8 euro, non lo so. Sono da questi,
e dietro sono così. Allora, praticamente poi alla fine vanno giù skinny, anche se qui non si direbbe, però vanno giù skinny, e hanno questa tipo cerniera, questa qui, che non so se è vera o finta. No, 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 è vera. Poi qui ha le tasche, non so se sono vere pure queste. Bene, sì, 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 sono vere. Spero. Sono finte. Bene. E niente, qui c'è il bottone. E niente, qui c'è la zip. E qui dietro c'è una tasca finta, sempre finta. Ecco qua, qui. Ecco, questi sono i pantaloni. A me mi sono piaciuti subito. Cercavo pure i neri, però c'erano solo beige della mia taglia. E se volete sapere la taglia è XL. Sì, XL. Questo bottone mi piace un botto. E niente, l'ho pagati, l'ho già detto, 8 euro, sì. Ok. aspettate, no? Che casino quando dovete piegare i panni. Ok. Allora, intanto già ci sono gli sconti. E invece da Piazza Italia solo alcuni prodotti stanno al 50%, non tutti i prodotti. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E io spero che questo ordine su Wish mi arrivi molto molto presto, perché mi sto stancando sinceramente. Sono 2 mesi, io non ci ordino più, proprio più, mai più. E niente, questi giorni volevo andare a camminare, però siccome c'è, finalmente ha piovuto, finalmente, e quindi non ci sono andata. Tanto adesso riprendo scuola, purtroppo. Tanto l'ho finito i compiti, quindi vado bene. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete qualcosina di queste cose, anche se poche ve le ho mostrate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione enorme. Scusa, mi ero dimenticata, devo salutare un paio di ragazze. Allora, spieghiamoci perché sennò dura un'eternità. E allora, devo salutare una ragazza che si chiama, di cognome Anderson, ciao. Poi, aspettate, perché sennò mi ero dimenticata negli altri video, scusate per davvero, però non mi ricordavo proprio. Su, allora, Kate Marticio, spero che l'ho pronunciato bene, ciao. Fatima Di Sarno, ciao. E Chiara Charlson, spero di averlo pronunciato bene, ti saluto. E niente ragazzi, allora questo è per davvero la fine, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!